Ciao, adoro internet, ma sapete cosa odio? Le fake news. Infatti, in Italia ci sono addirittura dei politici che fanno campagna elettorale su di esse. Lo so, fa strano. Politici che mentono? Assurdo. Uno degli ultimi casi è quello degli articoli sulla scuola di Empoli che apparentemente avrebbe obbligato gli alunni a scambiarsi i vestiti e ballare fingendo di essere del sesso opposto. Non mi credete? Allora seguitemi e preparatevi, perché oggi si parla di scuola, di gay e di fake news. Sì, lo so, sicuramente vi starete chiedendo: brutto coglione, c'era veramente bisogno di fare un video su YouTube per dirci che questa continua ricerca all'etichettamento ci sta portando alla rovina? No, non ce n'è bisogno. O meglio, non è quello che state guardando. Perché ad essere onesti, l'omissetto è stanco di fare lo youtuber. Andiamo, non sono tweener. Non sono uno che cerca le notizie più clickbait. Ci fa un video sopra e poi dopo una settimana deve parlare di altro. Sono stanco. E ragazzi, ci ho provato. Ci ho provato ad essere costante. Non fa per me. E devo essere onesto, non mi piace nemmeno così tanto. Non voglio forzarmi a fare video tanto per farlo. E soprattutto non voglio fare un video che muore il momento che viene chiuso dallo spettatore. Ma tranquilli, non significa che chiudo il canale, che abbandono la piattaforma o che non farò più contenuti. Tranquilli, ne farò. E per quelli che volevano sapere il finale di questo video, ve lo spoilero veloce. La scuola non ha mai obbligato nessun alunno a travestirsi, tantomeno a ballare. Sono solo fake news, riportate in modo errato, specialmente da membri del partito che governa questo paese. Utilizzate per discriminare e bla bla bla. Insomma, contenti? Ora, tornando al discorso dell'uomo insetto, sul futuro del mio canale, ho un mega progetto. Uno vero, uno per bene. Un progetto che però mi prenderà un po' di tempo. Non so quanto, ma fidatevi, mi ci sto giocando tutto. Come vi ho già detto negli ultimi video, il mio obiettivo con YouTube è di essere un'ispirazione, di poter condividere i miei pensieri, certo, ma soprattutto di creare un dialogo. Mentre altri YouTuber preferiscono dividere, restare nella propria bolla di opinioni e tutto, ma io no. Non l'uomo insetto e non Mattia. Dunque mi dispiace per quelli che ci tenevano così tanto a sapere se una scuola obbligasse gli studenti a cambiarsi i vestiti. Ma no, non succede, non è mai successo e onestamente mi stanca la gente che si ostina a cercare notizie false per criticare un grande nemico che non esiste. Ma comunque, sì. Nel mentre, io sarò disponibile su Discord, su Telegram, Instagram e forse anche TikTok. Lo so che non ve lo aspettavate, ma raga, devo evolvermi. Vi prometto, e dico sul serio, che non vi deluderò. Oh, e se volete, ho scritto anche un articolo per Diario Clandestino, dove racconto in maniera più dettagliata la situazione tra me e Zeb89 e la mia scuola terroristica. Link in descrizione. E niente, ci vediamo al prossimo capitolo dell'Uomo Insetto. Ciao! Per quelli che sono restati fino alla fine, questa è una parte non scriptata dove sentite la mia voce non forzata e tutto. L'uomo insetto significa un sacco per me, è una parte di me che non posso abbandonare, che non voglio abbandonare soprattutto. È la prima volta che parlo senza essere scriptato, dunque è un po' spaventoso, però comunque sì, l'uomo insetto può essere di più di quello che è. Non dico che faccio schifo, non dico che sono tremendi i miei video, certo, ho letto alcuni commenti, dunque può essere che è così, però non sono soddisfatto, non ce la faccio, non mi piace fare video, correre dietro al fatto che oh, lunedì deve uscire un nuovo video e tutto. Non sono una persona che riporta le notizie, non voglio essere un canale di attualità che commenta l'attualità. Anzi, non voglio essere un canale, fine, voglio utilizzare YouTube per trasmettere qualcosa, ma non voglio essere uno YouTuber, non voglio limitarmi a YouTube. Comunque, a parte tutto, a chiunque sia restato fino all'ultimo, anche forse per errore, grazie, visto che siete restati fino alla fine. Uno spoiler ve lo posso anche fare. Il prossimo video non è soltanto un video, è una serie. O meglio, lo si può definire come un album. Infatti, sarà una serie di video che preparerò tutta insieme, dunque una volta che ho finito di scrivere, registrare, editare tutti i video della serie, li farò uscire uno ad uno, settimanalmente, ma comunque li farò uscire. In quel tipo di video potrò esprimermi esattamente come voglio, senza dover seguire il canone del video dell'uomo insetto che ormai mi ha bloccato, senza dover essere quello. Insomma, e niente. Per gli insulti a me e a mia madre, potete utilizzare la sezione commenti qua sotto. Ci vediamo alla prossima. Ciao!